Mezze maniche, aglio, olio, peperoncino e broccoletti e mollica croccante. Voi sapete che io sono fotografo, qui piace vedere mostre fotografiche, mostre di pittura, andare ai musei, però uno dei luoghi preferiti è il mercato di Monfale. Mi piace cucinare. Ieri sono andato dal mio amico Sandro e ho trovato questi bellissimi broccoletti. Erano tutte cimette, ne ho presi tanti perché prezzo invitante, tenerissimi. Li ho già prelessati, pertanto la ricetta di oggi sono le mezze maniche. Aglio, olio, peperoncino e broccoletti. E poi aggiungo anche la mollica croccante. Andiamo subito con gli ingredienti. Allora, gli ingredienti per questa ricetta sono spicchio d'aglio, il peperoncino, questo è il mio che preparo fresco, lo taglio finemente e poi lo metto da parte sott'olio, delle acciughe, i broccoletti, chiaramente le cimette già prelessati. E poi la mollica che ci va da condimento finale e delle mezze maniche. Questa è una pasta leccese di un grano duro, buonissima. Accendiamo e vado subito a tostare la mollica. Questo non è pan grattato che io compro al supermercato, quella polverella velenosa. Questo è il pane che vi avanza, non si butta, in cucina non si butta via niente. Questo lo mettete nel frullatore, i pezzi di pane secco e ottenete questo pane vero che proviene da pane fatto in casa oppure pane di qualità. Metto un filo d'olio, aspettiamo che batta temperatura e poi ci aggiungiamo il pane secco. La mollica è tostata per bene e la andiamo a recuperare. La mettiamo in una ciotolina, la mettiamo da parte. Pane tostato l'abbiamo messo da parte. Adesso ancora dell'olio abbondante. E andiamo a mettere un cucchiaino di peperoncino. Ne metto poco perché questo è bello pizzicoso. Poi lo spicchio d'aglio. L'aglio è fondamentale. E poi ci aggiungo due acciughette. Queste servono a dare sapidità e sapore ai broccoletti. Potete anche non metterle. Io le metto perché comunque, ripeto, dà un'altra marcia al piatto. E le acciughe vanno proprio, si devono disintegrare, si devono proprio sciogliere. Una volta ottenuta questa salsetta, aggiungo i broccoletti. Ecco, vedete, si è tutta dissolta le acciughe. A questo punto aggiungo i broccoletti, così. Metto un po' di sale. E poi li andiamo ogni tanto a saltare. Pasta. Ho preso 200 grammi, due persone, la vado già a calare. Saliamo la pasta. E caliamo. Se vedete che si asciuga un po' i broccoletti, ci mettete un po' d'acqua di cottura della pasta, proprio per rendere le verdure più umide. Tolgo l'aglio che ha fatto il suo lavoro, io personalmente ce lo lascio, che a me piace molto, però capisco che può dare fastidio, adesso c'è soltanto condimento essenziale, vedete com'è bella umida, adesso ci aggiungo un altro mestolino di acqua di cottura della pasta, l'acqua di cottura perché è ricca di amido e dà cremosità, vedete? La pasta è cotta e vado a scolare direttamente in padella nel mio wok. Andiamo a saltare. Adesso mescoliamo per bene i broccoletti. Prendiamo
vedete che bella? Io aggiungerei ancora un po' di olio. Ecco, sta sfrigolando e la saltiamo, così la pasta è pronta. Quindi questa bella, quel piatto grande, e andiamo a impiattare. Questo è un piatto unico, carboidrati, verdure, un piatto salutare. Ecco, perfetto. Adesso andiamo a metterci un po' di olio, giro d'olio, e poi la nostra mollica croccante. Il piatto è pronto. Mezze maniche, aglio, olio, peperoncino e broccoletti croccanti. Buon appetito a tutti!